Eccoci, buonasera a tutti. Sono già entrati i primi partecipanti, credo. Buonasera da Napoli. Io sono Laura Rasmussen di Istituto Italia 150, la scuola di italiano per stranieri a Napoli. E stasera cucineremo insieme. Buonasera. Già c'è qualcuno da Berlino. Ciao. Bene, dalla Germania sarete in tanti. Mi immagino, quindi Guten Abend, ok, c'è anche Valerio dalla Grecia. Io non posso salutare tutti, ma un grande ciao a tutti, grazie di essere qui stasera. Non siamo a scuola, ovviamente siamo a casa mia, dove adesso sto facendo sempre lezione, ma oggi siamo in cucina. Per questa mia prima esperienza in cucina, perché si può imparare l'italiano anche cucinando. Quindi, visto che non abbiamo molto tempo, io inizio con l'acqua della pasta a bollire. Dovremo iniziare immediatamente. Ciao ancora, Peta. Vorrei seriamente salutare tutti voi. Mandatemi i vostri saluti, io posso leggervi. Vedo che avete aperto tutti la chat. Benissimo. Apritela per tutti in modo che tutti possano vedere i commenti di tutti. Bene, iniziamo subito, direi. Ci state? Perfetto, prendete carta e penna. Ci sarà da scrivere qualcosa. Se volete, o dal Messico anche, se volete prendere qualche appunto, c'è un esercizio, ci sono delle informazioni importanti che vi darò anche per il termine di questo webinar. Perfetto, andiamo subito avanti. Questi sono gli spaghetti alla puttanesca, ciò che noi prepareremo insieme oggi. Quindi direi di incominciare. Buonanotte, non ancora, qui sono le 7, sono le 17:47, quindi direi buonasera. Perfetto, iniziamo con gli strumenti da cucina necessari per questa serata, ok? Iniziamo subito con la prima cosa necessaria che io indosso immediatamente. Come si chiama questo? Qualcuno di voi lo sa? Qualcuno me lo può scrivere in chat? Che cos'è questo che sto indossando? Un grembiule, perfetto! Eccolo qui. Adesso ci servirà assolutamente questo strumento. Il mio è un po' vecchio, ma serve per tagliare. Quindi, come si chiama? Qualcuno me lo possa scrivere, altrimenti parto. Tagliere, esattamente, un tagliere. Poi servirà, e qui sul fornello servirà questa per cuocere il sugo. Questa è una, non è una pentola, è una padella. È una pentola piatta e bassa. Adesso poi per tagliare servirà ovviamente un coltello. Eccolo qui. Mescolare avremo bisogno di questo. Dalla California, buongiorno. Sì, forse da voi è più presto. Cos'è questo? Come si chiama? Un mestolo. Il mestolo ce l'ho, guarda. Siamo in cucina, vi posso aiutare. Questo è il mestolo. Questo è un cucchiaio di legno, semplicemente. Poi ci servirà una pentola che è già sul fuoco, qualcuno di voi l'aveva già nominata, questa è per la pasta. Poi ci servirà questo, come lo chiamiamo? Qualcuno mi sa dire? Questo è uno. Scola pasta, ma va bene. Siete bravissimi, conoscete tutto, probabilmente cucinate meglio di me, ma io non lo userò. Io userò questa per prendere gli spaghetti. Questa è una
Qualcuno lo sa? È un nome generico? Sì, è una pinza per spaghetti. Ci sono tanti tipi di pinza. Esattamente. Abbiamo tutto quindi per iniziare. Io andrei subito con i ingredienti. Perfetto, incominciamo. Ovviamente spaghetti, si chiamano spaghetti alla puttanesca, mi raccomando con gli spaghetti. Le quantità che leggete, 320 grammi, sono per 4 persone. Io userò oggi un po' meno. Pomodori pelati, 800 grammi. I capperi, questi sono i capperi, capperi sottosale, prezzemolo. Eccolo qui. Acciughe sott'olio, io le ho messe tra parentesi perché non le utilizzerò. Farò la versione vegetariana degli spaghetti alla puttanesca. Anche io sono vegetariana e quindi vi offro a tutti quelli che sono vegetariani questa opportunità. Si può fare anche senza le acciughe, ma indispensabili sono le olive. Queste sono olive di Gaeta. Ovviamente in Germania non troverete le olive di Gaeta. Gaeta è il nome di una piccola cittadina in Lazio, ma potete usare olive nere. Mi raccomando, non le olive verdi. Aglio, eccolo qui, tre spicchi. Io ne ho preparati due, peperoncino secco, olio extravergine di oliva che ho messo qui e sale fino cubi. Sì, uno spicchio, due spicchi. Il sale fino, eccolo qui, cubi. Qualcuno di voi sa esattamente cosa vuol dire? Vuol dire quanto basta. Perfetto. Però io vi dirò un segreto. Io non uso il sale nel sugo perché i capperi sono già sotto sale, quindi lasciano comunque molto sale. Andiamo avanti. Voglio portare alla fine questa ricetta. Allora, vediamo. Per prima cosa, sciacquate sotto l'acqua corrente i capperi per eliminare il sale. Sciacquateli bene, io li ho già sciacquati e sono qui. Quindi sciacquati, sciacquateli e metteteli su un tagliere e tritateli, questa è la parte più complicata, con un coltello. Tritateli grossolanamente. Cosa significa grossolanamente? Non molto molto piccoli, in maniera grossolana, abbastanza pezzi abbastanza grandi. Eccoli qui, tritati, li rimetterò qui per usarli. Prendete le olive di Gaeta, denocciolate, quindi senza il nocciolo, questo il nocciolo l'ho tolto prima, denocciolate e schiacciatele con la lama del coltello, quindi in questo modo, schiacciate. Mamma mia, questo è più difficile di quanto pensassi. L'italiano va bene, ma la cucina non è la mia specialità, ma stasera ce la posso fare. Ecco qua, abbiamo schiacciato le olive. Ok, andiamo avanti. Lavate. Asciugate il prezzemolo, io l'ho già lavato e eccolo qui. Quindi e tritatelo anche questo.
sempre con il coltello sul tagliere. Tritate il prezzemolo. Eccoci qui. Perfetto, ci siamo. Ecco qui. Adesso, padella, inizio ad accendere il fuoco. Ok, versate l'olio, così, un pochino, gli spicchi di aglio e il peperoncino secco in padella. Ecco qui, abbiamo già completato diverse azioni. Quindi aggiungete i filetti di acciughe se volete. Ripeto ancora, io non li ho preparati oggi. Qualche domanda? Tutto bene? Ok, andiamo avanti ancora con una slide. Bene, adesso aggiungete i capperi dissalati, cioè senza il sale. Dov'è il mio cucchiaio di legno? Ok, capperi. Ok. E fate rosolare a fuoco medio, ok? Mescolando spesso per qualche minuto. Ora avremo poco tempo. In questo poco tempo, mentre rosola l'aglio, vi racconto due cose sugli spaghetti alla puttanesca. Hanno un nome un po' strano. Le origini di questo nome non sono proprio sicure e chiare. Comunque, quello che è certo è che questa ricetta ha origine nel sud Italia, in due regioni, la Campania e il Lazio. Infatti, le olive di Gaeta, sentite questo rumore? Forse è troppo alto, ok. Le olive di Gaeta proprio provengono da questa città che si trova in Lazio, ma è anche una ricetta campana. Allora, devo mescolare, questo non devo dimenticare, per non far bruciare l'aglio, e a questo punto versate i pomodori pelati. Così. Versate i pomodori e mescolate con il cucchiaio di legno. Io schiaccio un po' i pomodori, sì? Schiacciateli con il cucchiaio di legno. Ok. A questo punto lasciate cuocere per 10 minuti a fuoco medio. Intanto buttate gli spaghetti nell'acqua salata. La salerò adesso con il sale grosso. Noi qui al sud Italia usiamo solo il sale grosso marino per salare l'acqua della pasta, e buttate, faccio un 200 grammi, sì, ecco qui, buttate gli spaghetti, ecco fatto. Adesso che si ammorbidiranno, uso la pinza, ecco qui. Abbiamo quindi qualche minuto a nostra disposizione per passare a qualche cosa di più strettamente linguistico. Allora, abbiamo usato queste forme per parlare finora, per darvi le indicazioni. Sciacquate i capperi per eliminare il sale. Prendete le olive di Gaeta, rifinite
con il prezzemolo, questo verrà più avanti. Allora, ho usato queste forme verbali, sciacquate, prendete, rifinite. Molti di voi sapranno, qualcuno forse lo può imparare stasera, che questo è l'imperitivo informale con il voi, la seconda persona plurale. Come lo formiamo l'imperativo? L'infinito del verbo è sciacquare. Il presente dell'indicativo? Voi sciacquate. L'imperativo sarà sciacquate. Quindi non uso il pronome soggetto voi, ma la forma verbale non cambia. Lo stesso accade con i verbi in ere, per esempio prendere. Voi prendete le olive. Prendete le olive, questo sarà l'imperativo. Ci sarà un punto esclamativo. E nelle ricette di cucina è questa la forma verbale più usata. Continuiamo con un nostro verbo inire, finire. Permettetemi un attimo di girare un po' qui e controllare gli spaghetti. Questa è una lezione, ma è anche una preparazione in cucina. Con i verbi inire, rifinire sarà il presente voi finite, rifinite il nostro imperativo. Perfetto, penso che questo sia a tutti forse noto e anche ben facile. Ora cosa abbiamo trovato? Sciacquate i capperi e metteteli su un tagliere. Prendete le olive di Gaeta e schiacciatele. Prendete il prezzemolo e tritatelo. Prendete la pasta e buttatela nell'acqua bollente. Cosa abbiamo aggiunto all'imperativo? Il pronome diretto. Vogliamo rivederli insieme i quattro pronomi diretti, maschile, singolare? Per esempio, Paolo mangia il gelato, Paolo lo mangia. Quindi avremo lo, il pronome diretto, per un sostantivo maschile. Paolo mangia il gelato, Paolo lo mangia. Paolo mangia il pane, Paolo lo mangia. Passiamo al femminile singolare. Maria mangia la pizza. Maria la mangia. Il pronome sarà la, come in questo caso l'articolo. Maschile plurale. Paolo mangia gli spaghetti. Paolo li mangia. Quindi li è il pronome diretto maschile plurale. Femminile plurale, Maria compra le penne, Maria le compra. Le è il pronome per un sostantivo femminile plurale. Cosa vediamo? Che per il femminile il pronome è uguale all'articolo determinativo, la, le. Mentre per il maschile il pronome è sempre lo per il singolare e lì per il plurale. Quindi andiamo avanti. Fatemi domande se volete, perché io vi leggo, non vi vedo, non vi sento, ma vi leggo. Quindi cosa accade quando abbiamo un pronome diretto da usare insieme all'imperativo? Sciacquate i capperi e metteteli su un tagliere. I capperi maschile plurale, lì. Prendete le olive di Gaeta e schiacciatele. Le olive femminile plurale, le. Prendete il prezzemolo e tritatelo. Il prezzemolo maschile singolare, lo. Prendete la pasta e buttatela nell'acqua. La pasta femminile singolare. Io do uno sguardo per controllare. Quindi, cosa accade? Il pronome diretto lo, la, li, le viene attaccato alla fine della forma all'imperativo. Quindi direi, mentre termina la cottura della pasta, io devo guardare anche l'orologio, ho un piccolissimo esercizio per voi.
Per questo dicevo di prendere carta e penna. Cosa è il prezzemolo? Questo erba verde che serve per aromatizzare molti piatti. Non è il basilico, è il prezzemolo. Questi sono i due, le due erbe aromatiche. Prego, figurati. Allora, se vogliamo iniziare con questo piccolo esercizio. Vi lascio il tempo. Qual è l'esercizio? Mettete i verbi tra parentesi all'imperativo con il voi e sostituite la parola sottolineata con un pronome diretto, come nell'esempio. Lavare il prezzemolo e tritare il prezzemolo. Mettiamo lavare all'imperativo, lavate il prezzemolo e tritare. All'imperativo sarà tritate, il prezzemolo maschile singolare, tritatelo. Ok, vi do pochi minuti di tempo per fare queste cinque frasi. Potete scriverle voi su un foglio di carta e vedremo insieme dopo le soluzioni. Io mi prendo un secondo per girare la pasta e il sugo. Sì, sta andando tutto bene. Alzo un po' il fuoco. Io vorrei schiacciare meglio questo pomodoro. Prendo una forchetta. Ecco qua. Per schiacciare. Ecco qui. Va bene. Tutto prosegue bene. Forse dovrò partecipare anche a un programma in Italia, MasterChef, forse c'è anche in Germania. Ok, la pasta sta cuocendo. Allora, ciao, Laura si è unita a noi adesso. Quindi abbiamo sciacquare i capperi e aggiungere i capperi, maschile plurale, in padella. Versare i pomodori pelati e lasciare i pomodori pelati che dobbiamo sostituire con un pronome, cuocere, schiacciare le olive e aggiungere le olive che non vogliamo ripetere, ma vogliamo sostituire con un pronome femminile plurale al sugo e buttare la pasta e scolare. La pasta al dente, impiattare gli spaghetti, cioè mettere nel piatto e mangiare gli spaghetti che sostituiremo col pronome maschile plurale ben caldi. Bene, adesso possiamo guardare insieme le soluzioni di questo esercizio. Sciacquate i capperi e aggiungeteli in padella. Versate i pomodori pelati e lasciateli cuocere. Schiacciate le olive e aggiungetele al sugo. Buttate la pasta e scolatela al dente. Impiattate gli spaghetti e mangiateli ben caldi. Com'è andato l'esercizio? Tutto corretto? Bene, ok, mi fa piacere, tutto corretto, bravi, bravi. Probabilmente erano cose che già sapevate, qualcosa forse di nuovo. Benissimo, è andato bene. Adesso va benissimo, quindi è andato bene per tutti, vedo. Bene, quindi sicuramente vi è chiaro l'uso dei pronomi diretti. Con l'imperativo con il voi. Dobbiamo continuare però, eh? Andiamo avanti. Allora, quando il sugo è pronto, eliminate gli spicchi di aglio. Ecco qui. Uno,
Eliminati gli spicchi di aglio, aggiungete le olive schiacciate, aggiungetele, eccole qui, e aromatizzate con il prezzemolo tritato. Ecco qui. Mi dispiace, non potete vedere perfettamente nella mia padella, ma avete le immagini lì in basso. Devo dire che assomiglia molto anche la mia versione. Ok, abbiamo aromatizzato il sugo con il prezzemolo. Cosa dobbiamo fare? Quando la pasta è al dente, scolatela direttamente in padella. Infatti, io lo farò con la pinza. Non so se riuscite a vedere bene, ma io prenderò gli spaghetti direttamente con la pinza e in padella. Eccoci qui, con la pinza in padella. Ok, e ora cosa dice? Saltate la pasta. Cosa vuol dire saltate? Non si salta. Si dice fame, viene fame un po' a tutti adesso. Saltare è, ecco, diciamo i veri chef fanno proprio in questo modo. Per questo si dice saltare, ma io non oserei saltare gli spaghetti, ma amalgamiamo bene e impiattate. Impiattare, mettere nel piatto. Scusate se mi giro, ma non ho altro modo per impiattare. Ecco qui, ecco qua. Mamma mia, mi è venuta fame. Ci siamo! Riuscite a vedere cosa è venuto fuori? Vediamo se riesco a mettere più vicino alla videocamera. Sì? Ecco qui! Questi sono gli spaghetti alla puttanesca. Grazie! Vediamo? Devo provarli? Vediamo un attimino. Allora, ci sarebbe anche una bella lezione, come mangiare gli spaghetti, mi raccomando, arrotolateli solo con la forchetta, ecco, sembrano caldi, Grazie, buon appetito a tutti voi! Allora, abbiamo finito per questa sera. Grazie a tutti per essere stati con noi, ma non andate via perché c'è una sorpresa per voi, un piccolo quiz al quale potete rispondere. Come si chiamano le olive ideali per gli spaghetti alla puttanesca? Gli spaghetti alla puttanesca sono tipici di quali due regioni italiane? Inviate la vostra risposta, non qui, ma all'indirizzo mail che leggete, info@istitutoitalia150.it. Tutti coloro che risponderanno correttamente a queste due domande avranno un'ora di lezione di italiano in omaggio, gratuita. Ok? Vi ringrazio veramente tanto di essere stati con me questa sera. Vi auguro buon appetito a tutti voi. Spero che rispondiate a questo piccolo quiz. Ringrazio anche tutti gli organizzatori di Expolingua che hanno fatto un lavoro meraviglioso. Ebbene, spero di vedervi presto qui a Berlino, quando sarà possibile, e potremo fare anche altre ricette insieme, chi lo sa. Ok, vi ringrazio tantissimo e buona serata a tutti e buon appetito.